fratelli, permettete, però sono la prima donna che interviene, quindi ciao a tutte le sorelle. Rappresentare l'Università di Padani, giovani studenti, giovani guerrieri che nonostante il periodo di incertezza, nonostante il periodo di drammatica difficoltà che abbiamo, che sta attraversando il nostro nord, quest'anno, nel corso di quest'anno, sono riusciti a portare avanti battaglie storiche all'interno dell'università, candidandosi negli Atenei del Nord e portando avanti e riuscendo ad avere risultati assolutamente che tanti magari si credevano impensabili. Mettendoci l'impegno che caratterizza tutti i giorni il movimento dei giovani padani. Ed è proprio questo che evidentemente ha fatto sì che si arrivasse a questi risultati. Proprio sotto il coordinamento di federale del MUP, quindi Matteo Mognaschi, si è arrivati ad avere una decina di eletti nell'Università di Bergamo, eletti anche a Pavia, eletti per la prima volta all'Università di Parma. E per la prima volta anche eletti nel Piemonte, dove ci siamo presentati. E abbiamo adesso ad oggi rappresentanti del MUP sia al Politecnico di Torino, sia nelle facoltà umanistiche e anche nel Piemonte orientale, anche negli organi superiori. A proposito di programmi, io ricordo la realtà del Piemonte e del lavoro che è stato fatto nel corso di questi anni. Bene, il Piemonte è governato da Roberto Crosa, grazie all'immenso lavoro fatto dall'assessorato, grazie dell'Ediso, agli incontri numerosi, innumerevoli che sono stati fatti con le rappresentanze studentesche dei vari Atenei, si è riusciti a cambiare il metodo di assegnazione dei corsi di studio. L'innovativo nella maniera più assoluta. Siamo in un periodo dove le risorse scarseggiano. E se guardiamo l'ammontare dei fondi statali che vengono dati regione per regione, vediamo che ancora una volta le regioni del nord sono fortemente discriminate. Vediamo che i fondi per il Piemonte sono circa 2-3 volte inferiori rispetto a quelli che vengono dati alle regioni del sud. Bene, noi nonostante tutto, nonostante le poche risorse, noi abbiamo deciso in Piemonte di destinarle ai ragazzi più meritevoli. Quelli che se lo meritano davvero. Fino a 2 anni fa nessuno si preoccupava di vedere le capacità di chi otteneva una borsa di studio. Così facendo non vi era assolutamente alcuna selezione. Spesso chi otteneva borsa di studio non erano studenti piemontesi, non erano studenti del nord. Da 2 anni a questa parte è stato istituito un nuovo requisito che è quello della media del 25, poi successivamente migliorato grazie al lavoro portato avanti proprio dal nostro assessore. È entrato un giovane padano all'interno della giunta regionale in Piemonte. C'è stata un'ulteriore modifica, si è passati dalla media fissa del 25 per avere la borsa di studio alla soglia del CTS, che per intenderci è il sistema che valuta a livello europeo gli studenti universitari. Questo è qualcosa di assolutamente impensabile probabilmente fino a qualche anno fa. E c'è un'ulteriore novità, perché data la minor quantità di servizi che vengono dati agli studenti del Piemonte orientale, è stato deciso di incrementare ulteriormente le loro borse
studio del 10% per i ragazzi che frequentano l'università. Si è ascoltata la voce di tanti studenti che nel corso di questi anni cercavano e venivano da noi a chiederci un metodo più meritocratico, un metodo più giusto, un metodo più equo per riuscire ad avere dei corsi di studio. Non bastava solo il reddito, loro ce lo dicevano e noi l'abbiamo ascoltato. Io ho cercato di descrivere in pochi minuti il lavoro di anni per cercare di portarvi la nostra realtà, l'immenso lavoro che c'è dentro una riforma che potrebbe sembrare così semplice, che di fatto in realtà è così rivoluzionaria, per utilizzare un termine dell'assessore Molinari. Ci siamo mossi nella direzione dei nostri obiettivi e si è scritta una nuova pagina per quanto riguarda l'assegnazione delle borse studio, per quanto riguarda il titolo di studio. E quando ci si muove, e quando ci muoviamo nella direzione dei nostri obiettivi, nulla e nessuno ci potrà fermare. Io ringrazio il coordinamento uscente, ringrazio Lucio Brignoli, ringrazio Adami, ringrazio il nostro grandissimo Alessandro Giglio Vigna. Coordinatore che uscirà da questa assemblea e gli dico che non sarai mai solo, che la tua squadra ti sosterrà e quando avrai bisogno di aiuto o quando ci sarà da combattere di nuovo, noi siamo di nuovo lì. Non dobbiamo aver paura di portare avanti le nostre idee, non dobbiamo aver paura di prendere delle decisioni, non possiamo aspettare il momento giusto, perché magari il momento giusto non arriverà. No, il momento giusto c'è ed è adesso. Non